La più grande follia umana, una delle più grandi idiozie in assoluto, iniziò a luglio del 1914 e terminò a novembre del 1918. Mi riferisco alla Grande Guerra. Dico questo perché fu un massacro terribile e incredibile. Per la prima volta nella storia umana gli uomini trovarono il modo per uccidersi tanto a lungo, con tanta frequenza, con tanta ferocia e con tanta stupidità, per contendersi pochi centimetri di terreno, perché purtroppo i generali avevano teorizzato la guerra di posizione, la famosa guerra di trincea, e questo significava che ogni volta bisognava andare all'assalto con la baionetta per conquistare la trincea del nemico. Ora, questo poteva essere possibile in una guerra in cui c'erano frecce ed archi, ma in una guerra in cui c'erano mitragliatrici e cannoni questo diventava un massacro. Però i generali, nella loro profondissima e criminale idiozia, continuarono a fare per anni questi assalti, massacrando la migliore gioventù d'Europa, perché era una questione di onore. Non potevano andare all'assalto in maniera più accorta e più accurata, perché significava avere paura del nemico, e quindi bisognava andare all'assalto ed affrontarli. Ci furono battaglioni decimati, per esempio, fra le truppe francesi, perché c'erano dei soldati che avevano i pantaloni rossi e quindi erano estremamente visibili dal nemico. Bene, i generali impedirono ai soldati di cambiare i pantaloni e di avere pantaloni mimetici. In Italia accadde la stessa cosa, perché ci furono dei poveri contadini presi dalla Sicilia e trasportati in quello che sarebbe stato poi l'Alto Adige, nel Veneto, a combattere in una terra che per loro era completamente straniera, e dopo mesi e mesi di trincea, se non andavano all'assalto, venivano decimati, cioè veniva preso il protone e ogni 10 soldati ne veniva ucciso uno, per dare l'esempio agli altri. Ecco, questa immensa follia fu la Grande Guerra. E in questo calderone, in questa fornace in cui finirono tutti gli uomini e tutti gli ideali dell'Europa, quando questa cosa finì, trovammo che c'erano degli imperi che erano finiti, dei regni che erano passati, e cominciarono a venire fuori le dittature, perché è proprio dalla Grande Guerra che nascono poi la dittatura ferocissima stalinista e comunista, la dittatura nazista e la dittatura fascista. E non a caso il dramma della guerra, sconvolgendo popolazioni e portando a migrare gente da un luogo all'altro, favorì anche il veicolo della famosa infezione spagnola, la prima forma di influenza grave che uccise 100 milioni di persone. In questa immensa fornace il regista Sam Mendes racconta la storia di due piccoli soldati. Due piccoli soldati che sono appunto come tutte le persone che furono coinvolte allora. Perché la maggior parte di queste 70 milioni di persone erano gente qualunque, erano gente richiamata alla guerra, che andarono a servire il loro paese con onore, dedizione e fedeltà, senza sapere che facevano il gioco di chissà quali interessi o di quali stupidi interessi, e questa è la cosa ancora più grave, escluso i casi in cui c'erano forme giustamente di ridentismo e delle giuste forme di rispetto e di amore della patria. Ma in tutto questo apparato, come dicevo, il regista racconta questa piccola storia. E questa piccola storia è la storia che è la parabola di ogni grande avventura. Cioè due persone qualunque, destinate dalla sorte a poter salvare altri, combattono e attraversano varie peripezie per raggiungere finalmente alla salvezza. Questo viaggio viene raccontato da un episodio vero. È un episodio che il regista Mendes ha conosciuto da suo nonno Alfred, che era appunto combattente del 15-18, e che gli ha raccontato alcuni episodi, e insieme di questi episodi ha fatto il film. Però ha dato questa angolazione del piccolo uomo qualunque coinvolto in un gioco molto più grande di lui. Proprio per dare l'idea di due giovani di quell'epoca, il regista Sam Mendes ha scelto due giovani attori noti ma non notissimi, proprio perché abbiano il volto e possono attirare il pubblico come se fossero dei ragazzi qualunque. Gli attori sono chiaramente dei bravi attori, e sono George McKay di Captain Fantastic e Dean Charles Chapman, noto per Il Trono di Spade. Uno più duro, più magro, più attento, è un veterano, l'altro è giovane, ingenuo, deciso, quasi quasi felice e vitale.
in questa guerra. Il plot del film è che questi due soldatini, il caporale Schofield e il caporale Blake, vengono incaricati di attraversare la terra di nessuno e di andare ad avvertire un altro battaglione di non andare all'assalto, perché questo assalto sarà una trappola. I tedeschi li stanno aspettando e si sono ritirati apposta per attirare in una sacca dove li distruggeranno. Tutto questo deve essere fatto in una notte, uscendo dalle trincee e attraversando quella micidiale zona che si chiama la terra di nessuno, cioè un luogo che si trova fra le trincee e che può nascondere tutto: mine antiuomo, agguati, cannoni, cecchini e soprattutto buche, bombe, morti, cioè è un luogo ignoto, perché ogni volta che qualcuno ci va soltanto per pochi minuti, per pochissimo tempo e ritorna. Questo tra l'altro è un posto intricato perché è coperto dai fili spinati e poi a trappole. I nostri due soldatini partono e vanno per questa grande avventura. Sono quasi ignari del compito che spetta loro. Non sanno esattamente che cosa accadrà. Ed è questa ignoranza, diciamo, scusando il gioco di parole, dell'ignoto, che dà loro il coraggio per andare avanti. Anche perché nel battaglione che devono avvertire c'è il fratello di uno di loro, del caporale Black. E quindi lui non solo deve salvare 1600 compagni, ma fra questi 1600 compagni c'è suo fratello. E tutti e due marciano e vanno. E questa paura, questo terrore si muove attraverso trincee, attraverso crateri di bombe, attraverso fango, attraverso sporcizia. E la straordinaria bravura del regista Sam Mendes, aiutato dai suoi collaboratori, è quello di avere inventato una cosa di grande suggestione. Tutto il film è come fosse in presa diretta. Tutto il film è una lunga, continua sequenza. Tutto il film è un lunghissimo presente. La macchina da presa praticamente è insieme ai due soldatini e avanza con loro, spostandosi in ogni direzione senza mai tagliare. Il miracolo tecnico di questa ripresa è che non ci sono tagli, non ci sono controcampi. È tutto continuamente addosso ai soldati. Quello che vedono loro vede la macchina da presa. Quando loro hanno paura, anche la macchina da presa sembra che trema. E attraverso i crateri, le buche, le bombe, i cadaveri che si incontrano, attraverso le trincee labirintiche, attraverso i tunnel, attraverso i fiumi, attraverso i guadi, attraverso i boschi, attraverso le rovine in fiamme, attraverso le bombe, la macchina continua sempre serrata. Chiaramente l'abilità tecnica è un'abilità molto particolare. Il direttore della fotografia è un direttore della fotografia che è il premio Oscar per Blade Runner, ha 14 nomination all'Oscar, ha un'equipe straordinaria, ha una macchina da presa molto particolare, è un Alexa Mini LF, ne hanno usate 3 o 4 nel film, sono 4,5K e sono in grado di stare sia sui Wirecam, cioè la macchina sui fili, sia sui Trinity, sia sulla Steadicam, cioè sono sia il fatto che sono pilotate da remoto, per cui ci sono delle situazioni straordinarie in cui c'è un operatore Steadicam che va dietro ai soldati, poi a un certo punto li abbandona perché c'è una macchina attaccata al filo che li riprende, controllata da lontano, e intanto c'è un altro operatore che girando al largo rientra e quando questa camera attaccata al filo ha finito la sua sequenza, entra in campo l'altro operatore a mano con la Steady o con la Trinity e li segue di nuovo ancora. Quindi è un lavoro da un punto di vista tecnico assolutamente difficilissimo e particolare, anche perché la luce è tutta luce naturale, perché altrimenti entravano in campo i riflettori, i riflessi, le luci di vario tipo e quindi chiaramente non togliono tutta verità alla storia, chiaramente. E quindi la luce naturale, che però non può essere la luce del sole diretta, perché altrimenti la luce del sole cambia durante il giorno e crea delle ombre che possono infastidire o possono anche falsificare la ripresa. Quindi tutto è stato girato sempre soltanto quando il cielo era coperto e nei momenti in cui c'era il sole, la troupe faceva le prove per quando sarebbe stato coperto, e quindi era il paradosso che ogni volta, che ogni mattina guardavano le previsioni del tempo e dicevano: ah, meno male, oggi il tempo è coperto, meno male, oggi piove, oggi non c'è il sole, al contrario di come succede sempre quando gli fanno le riprese. Chiaramente l'abilità di questo fatto è anche dovuta al montaggio. Non a caso il montatore Lee Smith, è un altro premio Oscar, ed è premio Oscar proprio per Dunkirk di Nolan, e
ed è abilissimo, tra l'altro è il montatore anche di Peter Weiss, quindi è uno che ha fatto Master Commander, ha fatto tutti i film di Nolan, Interception, Il Cavaliere Oscuro, quindi è di un'abilità straordinaria e quindi d'accordo con il direttore della fotografia e d'accordo con Sam Mendes è stato studiato un modo per cui ogni sequenza dura il massimo possibile, poi il protagonista entra da qualche parte, supera per esempio una siepe, passa oltre il muro, questo permette di tagliare e di riagganciare subito dopo con la sequenza successiva, dando proprio questo senso di continuità. È chiaro che per fare questo è stato allestito un teatro, sono state messe delle scatolone per simulare gli oggetti che stavano sul set e la troupe si è allenata a spostarsi fra gli oggetti, fra questi scatoloni che simulavano gli oggetti per poter fare le riprese e mettersi d'accordo e vedere le incidenze della luce. Proprio sotto questo aspetto qui, questa verità continua ha portato anche a una musica particolare. Thomas Williams, che è il musicista abituale di Sam Mendes, ha fatto una musica neutrale, cioè essendo una diretta continua, la musica non poteva commentare gli avvenimenti, perché il commento sarebbe stato come una forma di riflessione, e quindi invece non ha fatto altro che sottolineare appena ogni situazione possibile. Un altro elemento straordinario sono i trucchi e gli effetti speciali. C'è una città, c'è un paese completamente in fiamme, era stato dalle bombe, che è di una bellezza da un punto di vista visivo straordinario, una cattedrale che fiammeggia nella notte. Ci sono anche tutti gli effetti speciali visivi che sono particolari, i cadaveri, gli animali morti, i cavalli abbandonati, le siepi sventrate, sono tutti lavori, quando vedete il film, che danno l'idea dell'accuratezza e dell'attenzione, anche perché questa continua ripresa non permetteva di fare simulazioni, ma doveva essere tutto vero, concreto, in modo che gli attori potessero girare intorno e potessero muoversi secondo, le situazioni possibili. Tutto questo per raccontare, come dicevo prima, la storia di questi due piccoli uomini che entrano in un meccanismo talmente più grande di loro e però con coraggio e dedizione riescono a portare avanti questa impresa. Non vi dirò come va a finire perché è molto importante la sequenza e la suspense, però quello che sappiamo è che la macchina da presa riesce a rendere la solitudine, la disperazione, lo spaesamento di avanzare in un luogo sconosciuto, sapendo che da ogni istante che qualcuno può spuntare fuori e assalirti. Quindi anche quando il prato è bello, verde e per un istante sembra tutto tranquillo, tu spettatore vivi con la tensione continua che qualcosa possa accadere. E questa è la forza del film, la suspense e la carica emotiva che ti permette di andare avanti e di seguirlo, di farti capire come questa tragedia è una tragedia che non deve più avvenire, che la guerra è una delle cose più stupide che possono essere e che possono esistere. Ed è una cosa che dobbiamo fermare. E io ne parlo anche perché sono vissuto, esisto per un miracolo di guerra. E quindi, e come Sam Mendes racconta la storia di suo nonno, Alfred, nato a Trinidad e arruolato nell'esercito inglese, io posso dirvi che mio nonno, che invece si chiamava Giuseppe ed era nato nei Monti Sibillini, un boscaiolo dei Monti Sibillini, è andato in guerra. E anche lui, proprio come il nonno di Mendes, ha fatto il portaordini, ma l'ha fatto soltanto perché tutti i portaordini prima di lui erano morti. E mio nonno, una volta, è andato proprio sul fronte del Carso, è andato a portare questo ordine. E dopo che hanno portato l'ordine, l'ordine era un ordine di attacco, c'è stato un attacco e questo attacco ha ricacciato gli austriaci indietro. Per cui, quando mio nonno è tornato, praticamente si è trovato nella terra di nessuno, tranquillo e sereno, che non c'erano bombe, non c'erano pericolo, non c'erano niente. E approfittando di questo fatto, essendo che aveva fatto ben un mese e mezzo di trincea e non si era mai lavato, quando ha trovato un piccolo laghetto, ma piccolo piccolo, una specie di gore in un torrente, si è guardato intorno, si è spogliato e si è fatto il bagno nudo. Ma mentre faceva il bagno, si è reso conto che dai cespugli è uscito fuori un soldato austriaco che è avanzato, e che forse probabilmente voleva farsi il bagno anche lui, ma ha visto i vestiti di mio nonno con accanto il fucile di mio nonno. E mio nonno, terrorizzato, è rimasto nell'acqua, cercava di non muoversi, ma questo ha guardato tutto in giro e l'ha visto. Mio nonno, terrorizzato, perché questo era armato, era disarmato nell'acqua nudo,
Questo era un ragazzo come lui, era giovane come lui, però non era bruno con gli occhi azzurri, questo era biondo, anche lui con gli occhi azzurri. Si sono guardati e il tedesco gli ha fatto Kamsi. Gli ha detto vieni. Mio nonno molto impaurito è uscito fuori, piano piano, lentamente, temendo che da un momento all'altro questo gli sparasse. E invece non gli ha sparato. L'ha fatto avvicinare e gli ha detto. Se tu guardi in giro mi faccio un bagno io, praticamente, a parole. No, tremante, si è rivestito tutto bagnato, per tratto si tuffava. E poi non ha preso, non è che ha aspettato molto, l'ha salutato perché stava in acqua e se n'è andato. E io penso sempre a questo straordinario e incredibile miracolo, che sono vivo perché un ignoto soldato austriaco nel 1917, invece di sparare a mio nonno, l'ha salvato. E mio nonno ha sposato Marietta, Marietta ha fatto Francesco, Francesco ha sposato Emilia ed Emilia ha fatto me. E quindi sono qui a raccontarvi questa storia e vi saluto. Grazie.